Salve a tutti e tutte. Sto prendendo il mate, voglio fare una diretta. Oggigiorno con i cellulari, oggigiorno. Oggigiorno con i cellulari si possono fare delle dirette dappertutto, soprattutto se si ha un estensore di wifi. Per cui ho detto, perché fare un video quando posso fare una diretta? L'avrei fatta in YouTube, però andate a guardare i miei video in YouTube. Io sono Santen Chan. Loving you! Ascoltato ieri sera un brano, un pezzetto di una canzone di Whitney Houston. Wow! Ho ascoltato un po', perché poi non ce l'ho fatta più. Non ce l'ho fatta più. Conito. Ops. È un cono. Un cono, ma questo è il mate che è l'alfajor. Se mi cai tutto, tengo poco spazio. L'alfajor todos lo conocen. L'alfajor todos lo conocen. Però in Latin America creo che il conito nadie lo conosce. Il conito. Il conito. E che è il conito? Il conito, acá sta. Acá non sta. Acá non sta. Desapareció. È questo, il conito, che è bagnato in cioccolate, dulce de leche e biscocho. È come se fosse un alfajor, solamente che è blando. Adentro tiene un corazón de dulce de leche bagnato in cioccolate e con una base di biscocho. Perché lo tomo ora? Perché se no se me hace demasiado pesado el alfajor para almorzar después. Ven, lo que le digo, biscocho abajo. Dulce de leche, todo el corazón bañado en chocolate. Hello. Ciro Malario. Spero di pronunciare bene il tuo nickname. Ciro. Crio Malario. Hello, Crio Malario. Perché magari il nome sembra italiano, spagnolo, magari mi seguono dal Nord America. Follow me on YouTube. Beh, è sparito dagli orizzonti. Cercatemi sul web come Santen Chan.
Beh, c'è da dire, sto mangiando. Ah, a proposito, ho fatto molti video tutorial di gastronomia casereccia. Cercate nel mio canale Saint Enchant. E cercate in YouTube e nel web Saint Enchant. E questo non so se apparirà qua, Saint Enchant. No, stavo pensando. Dico, come mai ho tante visuals dopo che faccio le live in Instagram, ma durante le live non entra quasi nessuno? È da molto tempo che non facevo una live, non quanto in YouTube, perché proprio vedo che raccolgo pochi spettatori. Non arrivo subito a 200, 300 spettatori, 500 come su YouTube. Comunque è sempre meglio fare una live qua che su gruppi sociali cinesi. Perché nei gruppi sociali cinesi poi la live rimane in privato per un mese e sparisce. Allora io che la faccio fare la live? Voglio che rimanga disponibile a tutti. E mi sembra che su Instagram hanno cambiato le cose. Che prima anche rimaneva in privato, ma adesso rimane nella line time o qualcosa del genere. Non entra nessuno, per quello rimango pensando. Che faccio? Taglio la live? Non taglio la live. E ve lo chiedo a voi, però voi non ci siete adesso, quindi. Perché poi magari, ecco, io faccio la live, faccio le live anche in YouTube, non tutti, non sempre. Poi le guardano molte volte, senza organizzare degli argomenti. Adesso sto consumando un mate. Che poi c'ho due pasticchine qua, due vitamine. Saluto a Gabriele May, che so che non mi segue qua, quindi che lo saluto a fare. Buh!
Ciao. Crio malario. Ci. Cri. Criro. Io non leggo un cavolo. Criro malario. Ciao, hello. Hello, Gloria. Ah, Gloria. Fiol. Ciao, Gloria. Hello, Gloria. Mis vitaminas. Bim, 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 bim. Che bello che. Come dire, io vi dovrei intrattenere, ma appunto adesso in diretta non c'è nessuno e non so che dire, non so che dire, non so, capito? Come parla il grande professore Serafino Massone, non so che dire, non so che dire. E la vita è fare una live presenziale, così.
Voglio vedere chi è che vedrà questa live fino a questo punto. E sempre sono tentato di tagliare la live perché nessuno mi viene a dare conversazione e io non ho un tema da offrire, non mi preparo, sono cattivo, non studio. E vabbè. E poi qualcuno si intromette nella live e dice: Santen Chan non parla di nulla. Ops, perdone. Bevo una cosa strana e rutto pure. Favore della camera. Ah. Per forza che poi la gente non entra. Per forza che poi la gente non entra. Comunque va detto l'importanza della lettura. Dovete leggere di più. Lasciate i dispositivi qualche ora al giorno. Non state inchiodate ai dispositivi, dovete leggere, capito? Dovete leggere. Ho rifatto uno short su come stappare il lavabo nel mio canale di YouTube. Forse lo carico pure qua. Voi che dite, vi interessa stappare il lavabo del bagno? Sì, no? Poi devo fare degli short di anteprima ai miei video. Dipende da come sono funzionati quelli vecchi. Perché ho già fatto degli short estraendoli da video non tanto recenti e voglio vedere come sono andati. Che se non sono molto visti. Beh, vedo come sta andando la faccenda qua, l'andazzo che sta prendendo. Guarda qua. La camera. Ah, eccomi. Era l'ombra dell'occhiale. Un momento avevo paura. Mamma mia, che ruga che c'ho. Antonio Varone 89. Ciao Antonio Varone, sei dell'89? Sei giovane, complimenti. Ecco. Hai visto quando ti dicono, a me me lo dicono, mi dicono l'età e io gli dico quella che ho. Poi mi dicono complimenti, sembri giovane, grazie. Ma io che ho fatto? Non ho fatto niente. Cioè, ti sembro giovane a te? Per un momento me lo credo. Ma non è un merito mio se sembro giovane a altri. È che ho l'età che devo avere. Poi l'aspetto. Non mi vedo arrugato, ma già ho i capelli bianchi. E che sembro giovane e purtroppo non cambia nulla. Magari vivrò di più. Questo
quello che uno spera, se sembra più giovane, almeno ti tolgono 10 anni, voglio dire, arrivi a essere più giovane, soprattutto se mi rado. Ma non è che sono più giovane, c'ho l'età che ho, l'età anagrafica non la posso cambiare, anche se mi dicono, ah, sembra che hai 30, grazie, però uno poi, a forza che te lo ripeto, no? Poi un giorno si guarda allo specchio, si vede l'età, uno se la vede l'età che ha, perché ha le foto di 20 anni fa quando aveva 30. E allora dice, no, ma allora qua quanti anni avevo? 15? 10? E quindi no, uno a forza che ti dicono, anche per complimenti, no? Per fare i complimenti, ah, che t'hai? Ah, sembri più giovane. Lo dicono manco così, per abitudine, un complimento, no? Per farti un favore. Però poi uno si guarda allo specchio, guarda le foto del passato e vede che no, che lì aveva 30 anni, lì aveva 20. E c'è una differenza sostanziale. Vabbè, allora devo lasciare qua la live perché vedo che non partecipa molta gente. Poi io non lo so quanta gente ha partecipato perché me lo dice quando chiudo la live. Stay alive, la 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 la. Che io voglio salvare perché la vedano tutti. Tutti! Tutti vedono che io non mi sono preparato nulla, ho solo fatto questa merendina in live. Beh, come dire, grazie per esservi sintonizzati, grazie a tutti quelli che guarderanno poi questo video quando non sarà più live fino a qua. Buon fine settimana a tutti, buon sabato a tutti, buon sabato a todo il mundo, yo me tengo que hacer la barba, buen fin de semana a todos los que vieron este video hasta acá, quando non sarà live, buon fin de semana, buon sabato. Me tengo que afeitar porque me envejece mucho, no es que me importe. Pero no me afeito por pigricia, pero ahora acá no se ve mucho. Pero estoy medio canosinho. Tengo los anteojos antirreflejo uva. Que se ven algo rosados o violetas. Violetas mejor en el reflejo. Le quería hacer la lente changing color. Después no se la hice porque dije, para ahorrar le pongo los appliques. La lente que se aplica con un ganchito. Y en vez no, costó igual que hacer las changing color. Pero ahorré lo mismo, aunque si es un poco incómodo. Porque cuando tendré que hacer lentes nuevas, tendría que ponerle otro changing color, que tal vez lo voy a poner. Pero con ese coso que se le aplica arriba, con esas lentes que se le ponen encima, que además no son fijas, son con el clip que se pueden levantar, yo puedo cambiar lente año tras año, si me duran los anteojos, y ahorrarme en las lentes de sol. O sea, no tengo que hacer changing color para cada lente nueva que haga. A pensarlo, ¿no? Pero también el inconveniente de la lente changing color es que si hay mucha radiación ultravioleta en un día gris, no se activa. Por lo que si en un día gris lo mismo querés una lente de sol porque te molesta, aunque si no hay radiación UVA, no se activa el color de la lente. Si, de la changing color, esta en vez el filtro siempre lo tiene. Si en vez tenés esa changing color y hay un día ultravioleta de luz ultravioleta y tú estás en una sala oscura pero entran los rayos ultravioleta, se activa la lente. Y así, si tú no querés que se active, se activa, y si tú querés que se active, no se activa, no tiene un botón para, capaz que existan lentes que con un botón electrónicamente activan el cambio de pigmentación de la changing color.
Però con l'applic manual lo pones quando queres y lo sacas quando queres. Ahora, quando quieres. Ahora, si tu tenés lentes changing color y le pones el applic, lo tenés más controlado todavía. Cuando no se activa, le pones el applic. Cuando hay sol, salís de casa y no necesitas del applic. Cuando se cambian solas si no crees que se cambien, utilizas las gafas viejas, entonces deberías de hacer unas nuevas. Misterio. No empleen el celular de noche. ¿Por qué? Porque probablemente han estado durante todo el día con el celular y con la computadora y con el televisor. ¿Y qué va a pasar? Que se fatiga la vista. Y que van a perder muchas dioptrías en un año y van a tener que cambiar lentes. Yo de hecho tiendo a utilizar mucho el celular de noche, pero siempre digo, esta noche no lo voy a prender. Y de ahora en adelante veo si lo puedo hacer. Bueno, este es el último matecino, porque si no, no almuerzo más. Salud. Mate de los de antes, no hay nadie que entró. Antonio, lo saludé. Ciao Antonio, ci ho salutato. E niente, adesso vi devo lasciare. Mi dispiace molto, soprattutto che nessuno si è sintonizzato in questa live. Vabbè, mi sembrava che fare un video su questa merenda della mattina era poca cosa, allora ho fatto una live. Poi non so se salvarla in un mio canale secondario di YouTube, perché in quello principale ho visto che carico video in verticale e non succede nulla. Invece in uno secondario magari. Allora vi ringrazio di tutto, per tutto e a tutti e arrivederci! Arrivederci! Ciao! Vi devo salutare perché è da un pezzo che vi saluto, vi saluto, vi saluto, non faccio nulla.